Aggiornamento coronavirus, i pazienti ricoverati all'ospedale Umberto I di Enna sono 67, così distribuiti: 50 nell'area delle malattie infettive, di cui 7 a bassa intensità di cura all'ospedale di Leonforte, 10 nell'area semi-intensiva, 7 in terapia intensiva. Sale a 102 il numero complessivo dei pazienti dimessi. Casi di positività nella casa di riposo per anziani Santa Lucia di Enna. I carabinieri hanno tratto in arresto un 59enne di Catenanuova con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Come tutte le mattine, l'uomo si era recato in caserma per ottemperare alla misura cautelare dell'obbligo di firma cui era sottoposto per altre vicende. È stato trovato in possesso di 2 spinelli di marijuana che custodiva nella tasca dei pantaloni. Dopo un'ispezione nell'abitazione, i carabinieri hanno scovato ulteriori 35 grammi della stessa sostanza occultati all'interno di un cassetto della cucina. I finanzieri del comando provinciale hanno individuato una palestra nel comune di Piazza Armerina aperta al pubblico nonostante il divieto imposto dalle norme. La palestra, pur risultando apparentemente chiusa, di fatto continuava a consentire ai clienti di allenarsi normalmente al proprio interno. Nei confronti del titolare dei 2 sportivi colti sul fatto è stata applicata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro che, se pagata entro 60 giorni, consente l'applicazione dell'importo minimo. Per il proprietario della palestra, in aggiunta, è scattata la segnalazione al prefetto per l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività per un periodo da 5 a 30 giorni, che sarà efficace al termine delle misure restrittive attualmente in vigore per la pandemia. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro, secco residuo e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.